Vladimir, anzi, Bianchi Sbrusa. Uè, gran visir de Tuchiteron, ma come parli? Si dice Bianchin Sprussa. Ma tu lo sai chi sono io? Ma va già pairato, va. Vuoi fare il boss della Milano da bere e non sai neanche parlare il milanese? Dai, Ciavenchi, va, che se segui i miei consigli vedrai che sull'ambrogino d'oro mettono la tua faccia. Ciappa una cadrega, va. Una cadrega per il signore, con ghiaccio? Vedi, questo era un inganno per vedere il tuo livello. La cadrega e la sedia. Dici ciappa una cadrega, che sembra un cocco. Avvicinati, va. Allora, la prima regola del milanese è che tutte le E sono aperte. Bicicletta, cotoletta, maglietta. Maglietta. Dine una. Mitraglietta. Mitraglietta, bravo. Sì, ma insegnami delle frasi che posso usare, diciamo, quotidianamente. Tipo, che ne so, mani in alto, questa è una rapina. Mani in alto, che stacchino è una rapina. Difficile questa. Sì. Parcheggiami il Ferrari? Uè, Nino, parcheggiami il Ferrari. Chi è Nino? Nino è rafforzativo. Ecco, un'altra cosa importante del milanese è che si rivolge a qualcuno sempre con l'articolo. Tipo il Brambilla, la Fumagalli, la Gina, la Madama. Dove? Ma era per dire. Quindi a Milano non è che ti arrestano se non sei il milanese, dai. Capito, la Madama, indichi, mi fa spaventare. Tanto per dire. Sava Sandir. Ecco, attenzione, perché ci vuol poco a confondere il milanese col francese, Perché in milanese è l'enchi, ça va sans dire, l'enchi. L'enchi? L'enchi. Sembra l'enchi. 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 Cinese. Arigato. Giapponese. L'enchi. L'enchi. Milanese. L'enchi.